Ciao, in questo video voglio parlarti, voglio farti ascoltare i nuovi overdrive rilasciati da Camper con l'ultimo aggiornamento di ottobre 2020 alla release 8. Questi aggiornamenti sono veramente molto importanti perché come Camper ci ha abituato nel corso degli anni, anche se le cose a volte possono sembrare di andare un po' a rilento, i nuovi aggiornamenti che vengono messi a disposizione gratuitamente per tutti quanti sono sempre un grosso passo in avanti. Questa sezione overdrive è davvero molto molto bella e molto realistica. Questi overdrive che sono stati rilasciati sono delle simulazioni dei più famosi overdrive, alcuni tra i più famosi overdrive che hanno caratterizzato la storia della chitarra nella musica moderna e sono stati rilasciati in due macro sezioni. La prima sezione nello stomp, chiamata Fulton DI, che è proprio la simulazione del famosissimo OCD di casa Fulton, un overdrive molto caldo e anche molto aggressivo se vogliamo, ma c'è anche tutta un'altra sezione molto furbescamente inserita nello stomp Camper Drive, sempre nella sezione dello stomp che riguarda l'overdrive, al cui interno sono contenuti moltissimi tra le simulazioni di overdrive famosissimi. Tanto per citarne alcune, troviamo l'Ibanez Maxon simulazione TS808, quindi il classicissimo TS8 che tutti quanti conosciamo, e il TS9, il Clone Centaur, un altro famosissimo overdrive molto costoso anche, l'Horizon Precision, il Boss, l'OD1 e l'SD1, e l'Analogman che ha prodotto il King of Tone, il Timmy Overdrive di casa Maxon e anche il Blues Breaker, un altro famoso overdrive sempre a pedale, in questo caso però di casa Marshall. La grossa differenza rispetto ai predecessori, io per esempio fino a prima di questo rilascio ho sempre solo utilizzato il green screen della sezione overdrive di Camper, ma questi, come vedrai nei prossimi video a seguire, perché ho realizzato un video sul Fulton e un video separato sulla sezione Camper Drive, sono davvero 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 molto belli. Andiamo avanti e seguimi nel prossimo video dove ti mostrerò i Camper Drive. Bene, allora in questo video invece adesso ti mostrerò, utilizzando una Fender Stratocaster con i suoi single coil originali vintage e un minimo di delay, riverbero e un compressore, di cui ora ti spiegherò il motivo, abbinati a un rig clean, per farti ascoltare i nuovi overdrive di Camper inseriti nella release 8.0 all'interno del modulo Camper Drive. Come vedrai e puoi vedere anche qui nel video, ce ne sono davvero tantissimi perché Camper ci ha regalato la simulazione di nuovi overdrive che altro non sono simulazioni di overdrive analogici che hanno fatto la storia della nostra musica moderna. Quindi come vedi c'è l'808 Max, l'808 Mid, c'è il Blues Breaker, ci sono 6 tipi di Horizon, King Clean, King Overdrive, il Clone, sarebbe il Clone Centaur, l'ODSD, sarebbe quello della Boss, e il Tim. Quindi io incomincerei facendoti ascoltare il suono clean del rig che ho scelto. Riduco il gain del rig in modo tale da averlo pari quasi a zero. Ho deciso, come nell'altro video dove ti parlerò e ti farò ascoltare il Fulton, ho deciso di inserire ed aggiungere un compressore che in questo caso viene utilizzato non tanto per comprimere il suono quanto per enfatizzarlo e renderlo un po' più cicciotto. Quindi se ci fai caso, se io togliessi il compressore, eccolo qua, togliamolo. Ecco,
quello che è attaccato, rende molto di più, motivo per cui ho deciso di utilizzarlo. Proviamo, facciamo subito una carrellata perché qui ne abbiamo davvero tante. Ecco l'808. I controlli che abbiamo a disposizione sono drive, controllo del guadagno, il tono, la definizione, molto simile alla definizione del parametro che troviamo nell'ampli, in modo tale che mi rende il suono, in questo caso dell'overdrive, essendo lui un processore di dinamica, più o meno definito. Lo slim down è un controllo veramente molto particolare che troviamo soltanto qui negli overdrive, che mi enfatizza un certo tipo di frequenze, lo vedremo, lo ascolteremo a brevissimo. Il mix, che in questo caso lascerò sempre a 100, e ovviamente il volume. Mix a 100 perché ovviamente mi interessa miscelare completamente questa porzione di effetto al suono della chitarra. Sentiamolo di default. Vediamo cosa succede cambiando la definizione. Aumentando la definizione sembra quasi che il suono venga schiacciato e per assurdo diventi anche leggermente compresso in modo tale da ridurre addirittura il gain. Vediamo che succede inserendo e aggiungendo lo slim down, che comunque io di solito preferisco sempre, sempre, sempre tenere a zero. Come hai avuto modo di notare, questi due parametri sono davvero molto molto importanti per la realizzazione del nostro suono finale, quindi del nostro overdrive, proprio perché definition è questo controllo, che io lo slim down, ti ripeto, preferisco per un mio gusto personale tenerlo a zero, mi vanno veramente a cambiare molto il suono, abbassando anche il gain, quindi il drive. Molto bello, passiamo all'altro. Questo mi piace già molto così, a un limite potrei aumentare il gain. Cambia davvero tanto. Linee di massima mi piacciono molto, ma
Tendenzialmente cerco sempre di tenere il più possibile i controlli di tono, di definizione intorno al flat, perché sono già belli di loro e andarli a modificare in maniera sostanziale, per il mio gusto personale, significherebbe andare ad alterare un po' troppo il suono originale. Quindi se sentissi questa necessità, probabilmente è perché ho sbagliato, credo, ad aver regolato il suono, ho sbagliato il chitarra, comunque non è la strada giusta, quella che sto percorrendo. Proviamo il Blues Breaker, sarebbe la simulazione dell'overdrive Marshall di casa Marshall. Come vediamo, i controlli, quindi i parametri a nostra disposizione sono gli stessi, infatti sono gli stessi per tutti questi overdrive distorsori contenuti nel modulo Camper Drive. Andiamo a sentire più da vicino. La pasta del suono è sempre molto molto interessante e anche queste configurazioni di default sono accattivanti. Proviamo a vedere un po'. Come vedi, anche aumentando in maniera seria, il suono è sempre molto definito e a fuoco. Ok, passiamo agli Horizon. Io preferisco schiarirli con il tono perché con il definition, come hai sentito, cambia molto anche il timbro. Molto bello anche questo, il 2 ci viene proposto con questa configurazione. Anche qui sento bene le armoniche. Qui, come vedi, è stato aumentato molto il definito. Questo è simile al precedente. Guarda se lo tolgo. Mi dà quelle armoniche in più che mi permettono di uscire fuori e di bucare un eventuale mix. Il 5, come vedi, è uguale. Come controlli? Però vediamo che succede. A me non piace questo controllo messo così. Ok,
Interessante anche lui, e il 6 concludiamo. Senti queste armoniche che escono un po' più fuori e mi permettono di bucarlo. Veramente molto bello, anche questo è definito. Passiamo al King Clean e Overdrive. Ecco il Clean, i potenziamenti sono sempre gli stessi. Come vedi, io lo Slim Down lo lascio sempre a zero, no, come ti ho detto, non mi piace per il mio gusto personale. Molto bello, già così. Molto bello, interessante così, e passiamo al King Overdrive. Sono molto 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 belli, molto interessanti, ma andiamo adesso nella categoria del clone. Eccolo qui, i controlli, ti ripeto ancora una volta, sono gli stessi. Qui vediamo che lo Slim Down ci viene proposto a 7, sentiamo la configurazione proposta. Confermo che a me piace lo Slim Down a zero. Chiudiamolo. Molto bello. Il 2. Thank you.
Concludiamo questa panoramica e passiamo agli ODSD. Sono quelli che simulano l'overdrive a pedale del Boss, il famoso SD. Ultima categoria dei timmi. Abbastanza completamente flat, però mettiamo la definizione un po' più alta. Vediamo. In questo caso, al contrario dei casi precedenti, è più bello avere una definizione più bassa come valore, perché è più calda. Altre varianti, come vedi, sono con le stesse configurazioni, però mi cambiano alcuni parametri, in questo caso la definizione. Quindi l'effetto è sempre uno, soltanto che ci viene proposto ogni volta con dei piccoli controlli differenti. Quindi in sostanza, partendo da una regolazione abbastanza flat, la definizione chiusa, salgo. Bene, diciamo che con questa carrellata infinita di questo video veramente molto lungo hai potuto vedere i nuovi overdrive contenuti nel singolo modulo Camper Drive. Ogni overdrive ci viene proposto con delle piccole configurazioni differenti già pronte e predisposte all'uso, dove può cambiare magari il tono, la definizione, lo slim down, e quindi incominciare a capire quali sono le caratteristiche principali che ci definiscono bene il suono dei nostri pedali overdrive. E ti ricordo che se questo video ti è piaciuto iscriviti al mio canale,
metti un like, ovviamente, e se vuoi commentami o scrivimi pure per chiedermi qualsiasi cosa, qualsiasi testo, qualsiasi prova riguardo questi suoni. Alla prossima!